Ben trovati amici all'ascolto, ben trovato a Mariano Casciano. Oggi in una nuova versione. Sì, abbiamo questo nuovo tavolo che richiama il nostro logo, che è stato immaginato e disegnato dalla designer di interni, che è Miriam Conte, che ringraziamo, e poi realizzato dalla scuola, dall'Istituto di Istruzione Superiore Teresa Confalonieri di Campagna, l'indirizzo che si occupa appunto della falegnameria, per cui c'è una doppia collaborazione. Che bello! Ebbene, allora, il titolo che abbiamo dato oggi a questa trasmissione è Letteratura e Vita, e il nostro ospite spaesato è Giorgio Sica, che è professore di critica letteraria e letterature comparate all'Università degli Studi di Salerno, e collabora come saggista, recensore e traduttore con diverse riviste italiane e internazionali. Ha tradotto per la prima volta in portoghese le poesie di Rocco Scotellaro e di Alfonso Gatto, è autore di numerosi libri. Tu ne volevi ricordare uno? Sì, in particolare questo, che particolarmente non andiamo bene, mi boccerebbe: Una catena tra Oriente e Occidente, Ottavio Pazzi, la poesia giapponese, Il Renga di Parigi. Divertente, curiosa, interessante questo filo che lui sottolinea, ma che è esistito da tanti anni, tra la cultura orientale e quella occidentale, e Dio sa se c'è bisogno di connessioni culturali. Ebbene, anche ne parleremo con lui. Prima ascoltiamo Patti Smith con People Have the Power. Perché? Perché è un'autrice, cantautrice, conosciamo, poetessa, donna di molteplici interessi, che sicuramente sta nelle vene del nostro ospite, direi. Patti Smith è una che ha scritto una frase molto bella, poi magari te la ricorderai tra poco. E allora dalla regia ascoltiamo Patti Smith, People Have the Power, e poi ovviamente daremo il nostro benvenuto all'ospite spaesato, che è il professore Giorgio Sica. Abbiamo ricordato anche che scrive diversi articoli su Nazione Indiana, che è una rivista dell'associazione culturale, di un'associazione culturale che promuove appunto cultura e democrazia. Molto interessante. Ascoltiamo il brano e poi torniamo con il professore Giorgio Sica. E dunque abbiamo dato il titolo a questa trasmissione Letteratura e Vita, e abbiamo ascoltato Patti Smith. Ma c'era una frase di questo brano che ti è particolarmente cara? Ah, sì, perché è chiaro che non è una trasmissione di critica letteraria, no? Che potrebbe anche annoiare, visto il nostro piccolo angolo di osservazione. No, mi piaceva in particolare rimarcare questa frase che lei dice: Where there were deserts, I knew fountains. Dove altri magari vedono il deserto, io trovo fontane. E mi piace anche collegarla a quella famosissima frase del vecchio Tacito, che ogni tanto sempre citiamo, che è: fanno un deserto e lo chiamano pace. In questo momento bisogna mantenere le connessioni, quelle neuronali della testa, ma anche quelle culturali, ben salde, perché siamo in un mondo che sembra a volte sull'orlo dell'abisso. Ebbene sì, è ricordato appunto la parola pace. E a proposito di Patti Smith, il nostro ospite spaesato ha scritto su appunto Nazione Indiana un articolo ricordando un libretto di Patti Smith, ma anche ricordando che Patti Smith fa un esperimento, ovvero decide di aprire un profilo su Instagram, e l'esperimento in qualche modo le piace. Ma chiediamo al nostro ospite intanto, il professore Giorgio Sica, grazie intanto per essere qui in diretta su Radio MPA, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Abbiamo ascoltato Patti Smith, abbiamo parlato di Patti Smith e di questa, come dire, iniziativa di aprire un canale social ufficiale, ma che rapporto hai? Noi ci diamo del tu e quindi faremo l'intervista così. Che rapporto hai con i social, tu, professore? Pessimo il mio rapporto con i social. No, io non... diciamo che li ho sperimentati, in realtà con... soltanto fondamentalmente ho usato Facebook, ho aperto Instagram un giorno su invito e ho pensato che avrei perso la metà dei miei amici, o comunque la stima che ho diciamo, delle persone che conosco sarebbe crollata verticalmente quando vedevo che cosa si postava. E parlando un po' più seriamente, credo che siano uno strumento che ha peggiorato di molto i rapporti interpersonali. E lo vedo quotidianamente, lavorando poi con una generazione che è cresciuta, a differenza nostra, con gli smartphone e con i social.
Quello che ultimamente sta salendo, insomma, anche all'attenzione, no, delle cronache per le denunce dell'Organizzazione della Sanità di New York e la California, che sono costituiti parte civile contro Meta e contro Google, credo che siano strumenti che molti credono di saper usare in maniera intelligente, ma ne dubito personalmente. E quindi tu fai una vita al di fuori dei social. E com'è questa vita al di fuori dei social? Ovvero sei informato poi su iniziative che spesso proprio attraverso i social vengono condivise. Insomma, com'è non avere questo rapporto così diretto con questa vita virtuale che tu invece hai scelto di non avere? Ma sai, Valentina, io credo che noi andavamo sempre, siamo sempre andati prima dei social a concerti, eventi, presentazioni di libri, festival, con il passaparola, con gli amici che ti chiamano. Io continuo così, ma tra l'altro non sono l'unico, tutti i miei più cari amici non hanno social. E per una scelta, diciamo, che ognuno ha fatto indipendentemente dagli altri. Qualcuno si mantiene magari appunto un Facebook aperto per vedere gli eventi. A volte vado a sbirciare anch'io gli eventi, ma comunque gli eventi sono pubblici, basta andare. Le notizie le preferisco leggere. Appunto, mi sono accorto, sai, di quanti stupidi commenti o opinioni si vedono, e tu alla fine, magari per pigrizia o per una sorta di meccanismo, come dire, subdolamente coercitivo, inizi a leggere tutto quello che tutti commentano e alla fine, senza tutto questo rumore, si guadagna tempo per leggere, per esempio, quello che davvero vogliamo leggere, ascoltare musica, per Il nostro ospite esempio. legge molto Sì, e abbiamo piacerebbe anche parafrasare un po' il fascino discreto o indiscreto dell'idiozia dei social, dal quale spesso non si riesce a starne fuori. Eh sì, è anche questo, no? C'è in questo discorso che stiamo facendo, però abbiamo detto anche che c'è più tempo quindi per dedicarsi alle proprie passioni, nel caso la lettura, la letteratura. Noi abbiamo studiato il nostro ospite, quindi abbiamo colto anche diverse suggestioni, se vogliamo, e curiosità. Tu, ad esempio, ne hai diverse. Bah, sì, innanzitutto la domanda delle 100 pistole, gliela faccio prima, ed è a cosa serve la poesia? E questa gliela faccio perché lui mi ha fatto scoprire, credo a tantissimi di noi che siamo tutto sommato ignoranti di un vastissimo mondo che non conosciamo mai bene o quanto si dovrebbe, lui mi ha fatto conoscere questo poeta che si chiama Manuel de Barros, non so se lo pronuncio bene, e anche qui cito due cose piccolissime, e questo de Barros che è un brasiliano del Mato Grosso, che insomma è un posto che tutti conosciamo, magico, particolare, dice: l'uomo che possiede un pettine e un albero serve per la poesia. E poi un'altra che mi sembra anche bellissima: persone disimportanti fanno poesia. E cosa? E Persone disimportanti fanno poesia. proviamo a capire questo poeta e anche quello che in qualche modo ci dice attraverso questi versi che a te hanno colpito particolarmente. Manuel de Barros per me è stato un incontro meraviglioso, proprio nel senso etimologico, appunto, di qualcosa che ti stupisce, ti riporta anche una passione che a volte poi, ecco, magari può spegnersi quando, non spegnersi, ma affievolirsi quando diventa anche abitudine, consuetudine. La poesia, a mio modo di vedere, torna alla prima domanda, diciamo quella più complicata, che cosa serve la poesia? Probabilmente appunto a, se volessimo rispondere con Manuel de Barros, a nulla, o meglio, a opporsi all'idea di utilità. Lui usa moltissimo questo prefisso des in portoghese, che non è dis, appunto, non è nemmeno un contro, è proprio il des di desistere, della desutilità, lui parla di despoesia, di desparole, è un gioco chiaramente molto anche colto e raffinato, ma che poi si esprime in maniera semplicissima, nella maggior parte dei casi, anche perché lui dedica molte delle sue poesie e prende ispirazione da personaggi umilissimi che vivono in questa fazenda in Mato Grosso, dove lui ha fatto l'allevatore per tutta la vita. Per
Cioè, Manuel de Barros era un avvocato che difendeva pescatori accusati di piccole frodi a Rio de Janeiro e si dedicava alla poesia. Poi è l'unico evento pubblico in cui ha parlato di poesia in radio, appunto, gli hanno passato il microfono ed è svenuto. Quindi a quel punto è svenuto per l'emozione, non ha letto la sua poesia e si è ritirato in campagna, anche perché era stanco di fare l'avvocato. A che cosa, diciamo, possono, per esempio, la lettura delle sue poesie, che io ho avuto il privilegio di tradurre in italiano, per primo, credo forse ancora sia l'unica traduzione. Sono poesie che cercano di rimetterci in contatto, appunto, con qualcosa che va al di là tanto da un lato della letterarietà, dell'esercizio letterario, e soprattutto qualcosa che va al di là delle costruzioni, sociali, in cui siamo inevitabilmente ingabbiati e che ci fanno dimenticare, no? La bellezza che ci circonda. Cioè, Manuel ha uno sguardo francescano verso tutto quello che c'è intorno a lui. E però, sempre tornando al tema dei social, c'è molta poesia che si legge anche lì, ma è finta poesia? Cioè, come noi altri possiamo avere in qualche modo i ferri del mestiere e capire dove c'è poesia e dove invece c'è magari un divertimento, una voglia di condividere con altri qualcosa che si sente e che si mette insieme anche in forma molto elementare. Tipo la Vispa Teresa gridava a distesa, l'ho presa, l'ho presa. Vediamo cosa dice il professore Sica. Ma chiami Giorgio Faventi. Il discorso su Instagram. Allora, io non ho Instagram, veramente non l'ho mai avuto, non so quindi chi siano questi Instampoet, non mi interessa fondamentalmente. Nel senso, ne ho conosciuto anche qualcuno in occasioni di eventi letterari, molti sono giovani, molti. Se per la poesia vale il discorso della musica, ecco, che a me piace molto, cioè il discorso che facciamo già Pound e Elliot, cioè tu non puoi prendere uno strumento, battere sullo strumento e dire sto facendo musica, cioè puoi anche farlo. Se nessuno ha mai ascoltato un brano musicale, magari tu che fai tin tin sulla chitarra sembri un musicista. Però se la poesia è esercizio, appunto, anche musica, e soprattutto, insomma, un avvicinarsi alla musica, è metrica, è conoscenza di chi ha scritto prima di te, ecco, tutto questo molte volte mi sembra che non esista in questo livello, diciamo, di poesia da social istantanea, e quindi bisogna leggere per scrivere poesia, a mio modo di vedere, come bisogna ascoltare tanta musica prima di suonarla, no? Ed è forse una dimensione che, appunto, in questa società dove tutto è istantaneo, tutto è immediato, dove, appunto, poi ne avevamo parlato prima con Mariano, per quello dell'intellettuale ormai è una parodia. A quel punto anche scrivere poesia diventa. Sì, io mi posso divertire con i miei amici facendo qualunque cosa, che un editore, magari anche prestigioso, poi mi pubblichi per un discorso commerciale è molto triste a mio modo di vedere, perché si sta svendendo tutto. Fermami che qua poi rischio di Sul tema debordare, quando ne dell'intellettuale, il ruolo sì, dell'intellettuale. quando ne è abbastanza mi dici Va bene, fermati, staccheremo il perché microfono. sì, perché è una riflessione che io voglio fare con il Con nostro Giorgio. ospite, perché appunto tocca un tema molto importante, che c'è stato nel secolo scorso ormai un ruolo importante, fondamentale degli intellettuali, che erano visti in qualche modo come delle guide. Per la verità ce l'abbiamo da tantissimo tempo. Ci sono stati intellettuali che sono stati contro il potere, ci sono stati intellettuali che hanno glorificato il potere, cominciamo da Virgilio che ci fanno studiare a scuola, per finire poi a derive in qualche modo che sono segnate anche in libri molto belli come quello che cito sempre io, che cita sempre il nostro Angelo Dorsi, che Professore Angelo invece è Dorsi, un storico, esempio professore emerito dell'Università di che Torino, è che ieri è stato. stato a Salerno per una lectio magistralis proprio sul tema della pace e della guerra. Esatto, e c'è questo libro che lui cita perché in qualche modo è il capoverso di un altro periodo storico, che è il Tradimento dei Chierici di Julien Bendat. Io lo propongo sempre questo libro perché è bello, poi altri ne ha scritti, per esempio il grande critico letterario e tante altre cose, Alberto Asorrosa, su questo ruolo declinante degli intellettuali che da guide, volenti o nolenti, si sono trasformati in qualcosa che, come diceva il nostro ospite adesso, è qualcosa di impalpabile. Sono tutti pro
non sono contro, non hanno un proprio ruolo. E insomma, noi in qualche modo di guide, che siano guide culturali, ne abbiamo bisogno, non fosse altro che per contestarle ogni tanto. Dov'è più Sartre? Non c'è più. Dov'è più Pasolini? Guarda, sto trasgredendo, eh. Perché tu, Pasolini, Sì, non lo che citi sulla mia molto? tomba voglio che si scriva. Non ha mai citato Pasolini e non ha mai scritto un libro. Allora, intanto chiediamo a Giorgio Sica il ruolo dell'intellettuale oggi, anche in questo momento storico dove abbiamo detto ad inizio trasmissione, abbiamo questa urgenza di parlare di pace. Guarda, allora, guarda, cioè Maria, io condivido molto le riflessioni di Mariano, nel senso che l'intellettuale, ecco, se noi pensiamo che in Italia negli anni 70 avevamo polemiche che finivano sul Corriere della Sera tra Pasolini e Montale in terza pagina con scambi diversi, avevamo Moravia siciliano, avevamo Eco che pensava alla televisione, no? Insieme appunto a Siciliano Guglielmi come strumento di acculturazione, come dove si dove si, insomma. Sulla Rai c'erano opera e teatro di altissimo livello, e sceneggiati, romanzi che venivano sceneggiati dai fratelli Taviani, eccetera. E siamo arrivati appunto a una cultura dove l'intellettuale ormai, cioè ormai ci sono gli influencer, guardate che è l'onda lunga di una, e anche l'intellettuale lotta per diventare influencer. Pensiamo per esempio a Cacciari, che è uno studioso straordinario, se voi lo leggete, di una cultura di una profondità, poi va in televisione a gridare cose, diciamo, del tutto opinabili ad alzare la voce più degli altri, perché rientra in una dimensione narcisistica. Ma siamo sempre di più, secondo me, una specie di forte Apache, nel senso che noi non so come si possa eventualmente anche l'omicidio della figura dell'intellettuale è un'onda lunga che è iniziata con Berlusconi negli anni Ottanta, no? Quando su un progetto probabilmente politico e collegato forse anche all'eversione, a Gelli, eccetera, si è pensato di creare un paese di idioti, di idioti funzionali, funzionalmente utili, che vedevano drive-in, e a un certo punto ci è stato detto per anni che studiate a fare, che leggete a fare, a cosa serve tutto questo, divertitevi, godetevi la vita, no? Come fanno appunto, hanno fatto gli esponenti emeriti di questo mondo che è iniziato negli anni Ottanta. Quindi oggi questa è soltanto l'onda lunga di questo progetto, diciamo. E ci sono state svalutazioni, insomma, sistematiche dell'università, della scuola, no? E che hanno portato a oggi, appunto, poi c'è questo terrificante uno vale uno, che diciamo, potremmo aprire un capitolo a parte. E a proposito di università, anche le università telematiche che sono diventate il luogo dove più spesso i ragazzi scelgono di laurearsi. Sì, le università telematiche sono la fine a mio modo di vedere, sono proprio, come dire, una sorta di colpo finale al sistema educativo in Italia. Pensate che noi oggi dobbiamo rincorrerle come università, perché ti fanno offerte, sui CFU per formare gli insegnanti che non hanno nemmeno più bisogno di una formazione da parte, diciamo, delle università pubbliche italiane, possono essere certificati automaticamente dalle università telematiche, che vivono, cosa nota, insomma, semplificando, diciamo, in maniera radicale il percorso dello studente. Recentemente la Pegaso ha superato la Sapienza come numero di iscritti, l'università col più alto numero di iscritti in Italia. Persone che si formano in tutti i settori professionali, senza mai mettere piede in un'aula, senza mai interagire con un docente. È qualcosa che qualche anno fa sarebbe sembrato fantascienza e oggi è, insomma, la realtà. Le università italiane c'è chi ha tentato di bloccare questa, ma non è stato, diciamo, ascoltato. E ora il processo sembra irreversibile. Perché andiamo in una logica di commercializzazione, anche qui Imprenditoria. in qualche modo ci avviciniamo alla fine del valore legale del titolo di studio, per cui conterà di più chi si sarà laureato nell'università privata migliore. Si andrà a questo. Nel mondo anglosassone succede che ci sono anche università pubbliche importanti, però ci sono quelle che tu hai, che so, Harvard, Princeton, eccetera. Paghi un sacco di soldi Hanno e
insomma, è un fenomeno del nostro mondo. Ma io penso anche che da parte dei formatori, e qui veniamo a un altro tema classico, insomma, chi vuole rimanere in qualche modo fuori, o vuole studiare, o vuole mantenere una vecchia idea di studio, come fa a sopravvivere? Ad essere in qualche modo ad orientarsi in questo contesto, in questo mondo che abbiamo detto è così cambiato e quello che ci sembrava fantascienza oggi invece è reale. come diceva uno antico, i carmi non danno il pane, le poesie non danno il pane. Ma io credo che quello è un discorso che secondo me dovrebbe essere rimesso invece al centro appunto dell'agenda politica del paese e delle università. Noi viviamo, ve lo dico senza, tanto sono cose pubbliche, noi viviamo adesso un paradosso per cui riceviamo come università pubbliche finanziamenti in base al numero di laureati che produciamo anche, mettiamo nel mercato in corso, cioè un fuoricorso ci penalizza. Se i voti sono più alti, sono più lodi, brilliamo di più, veniamo anche retribuiti meglio come diciamo, complesso universitario. E questa è una cosa, se ci pensate, appunto assurda, perché io dovrei dare allo studente tutto il tempo necessario per formarsi, non invitarlo a correre, a laurearsi in 3 anni e addirittura essere penalizzato alla lunga se i miei studenti non si laureano in 3 anni alla triennale, in 5 se poi fanno il percorso magistrale. Cioè, è come immettere appunto un prodotto che magari tu sai anche che non è finito, non è pronto sul mercato, certificandone la qualità, vista la logica aziendalistica che ormai domina anche il mondo universitario. Ecco, noi invece io credo che noi come università, invece di parlare di valutazioni, di Hamburg, dovremmo tornare a parlare di queste questioni. Dovremmo fare la corsa alle telematiche, però se non c'è una classe politica che si interessa a salvaguardare quello che in realtà è un patrimonio. Noi siamo e siamo stati invidiati per decenni nel mondo per il nostro sistema scolastico universitario. E ora, insomma, rincorriamo gli americani che voglio dire, sognavano un sistema di università pubblica come il nostro. Vale anche per la sanità, ne abbiamo parlato tante volte. È un po' un discorso che si amplia intorno a quello che stiamo dicendo oggi, però abbiamo detto poesia, musica e quindi qual è il Sì, prossimo brano che vogliamo torniamo. ascoltare e poi torniamo con il nostro ospite che è il professore Giorgio Sica. Torniamo ai suoi temi, così un poco anche di cultura zen, This Must Be Place, David Byrne. Vediamo poi il nostro ospite che ci Che ci dice, racconta? Mi che ci piace molto racconta. questo argomento. Ascoltiamo e poi torniamo con Giorgio Sica. E ricordo a chi si fosse sintonizzato solo in questo momento che oggi il nostro ospite spaesato è il professore Giorgio Sica dell'Università degli Studi di Salerno e ci ha condotto con i suoi interessi anche nella cultura orientale perché parleremo di buddismo e zen. Questa è una canzone che, come lui ci dice e ci spiega, rispecchia in qualche modo un mantra, cioè una ripetizione di suoni e di parole, tra l'altro anche molto evocative di quella cultura che dice la casa mia è dovunque, dovunque io penso che sia, no? È una parte, una piccola parte di un mondo, ma tu ne sai più di me perché tra un po' mi diventi buddista. Sei affascinata da questa Molto. cultura, che io che sono profondamente occidentale, perché non ho avuto da piccolo questa suggestione, alla fine mi muovo male, però ovviamente cerco sempre di imparare. E proviamo ad entrare, no, nella cultura zen, nella cultura buddista e anche capire come Giorgio Sica poi ha maturato e se vogliamo alimentato questa curiosità, questo suo interesse. Insomma, da dove arriva questo studio, se vogliamo, sulla cultura orientale? Allora, dopo magari torniamo su David Byrne se volete, perché l'Oriente, il Giappone, in particolare lo Zen, io li ho scoperti con un'antologia della Newton Compton, quando uscivano quelle antologie mille lire meravigliose, si chiamava Poesie Zen, ero credo nell'ultimo anno di liceo ed ero molto appassionato di Ungaretti. E mi venne un cortocircuito, ma insomma, Ungaretti mi ricorda tanto questi haiku. E da lì diciamo che ho iniziato a studiare un po' tutte queste cose e a comparare, appunto, a fare queste letture comparate un po' per quello, per cercare di mettere insieme queste culture.
apparentemente diverse, lontane, ma che in realtà sono costantemente, usando un termine buddista, interdipendenti. Diciamo, la mia prima fascinazione quindi verso il buddismo è stata letteraria. Gli haiku sono, so, per chi non li Sì, un conosce, po' di... sono poesie meravigliose di tre versi in cui il poeta tende a scomparire per lasciare che l'istante, il qui e ora, come si dice nello Zen, appaiano cristallini, limpidi, come sono nella realtà in ogni istante. Il Buddha stesso voleva essere chiamato, uno dei suoi, insomma, appellativi è il Tathagata, cioè colui che è così com'è. Noi inevitabilmente interpretiamo costantemente la realtà, la deformiamo, la guardiamo attraverso il nostro personale prisma. Il buddismo, in particolare, appunto, queste correnti meditative, il Chan cinese, lo Zen giapponese, ci dicono che c'è qualcosa che è al di sotto di questo prisma interpretativo. E che attraverso delle tecniche di meditazione, di allenamento, e anche una serie di koan, cioè paradossi che dovrebbero scardinare la logica duale, è un po' il sogno di ogni mistico, cioè arrivare a vedere Dio, solo che lì non si chiama Dio, ma Dio è tutto. Una cosa che mi piace dire spesso è che in Giappone, nello shintoismo, che poi viene inglobato dal buddismo, la parola per Dio, Kami, è la stessa parola che indica il foglio bianco su cui si scrive, quindi l'universo è questo foglio bianco ed è la divinità. E chiaramente è molto lontana dalla versione che noi impariamo purtroppo da bambini, insomma, educato cattolicamente, però poi non è molto lontano invece dal messaggio di Gesù Cristo, che infatti è molto studiato anche nel pensiero, diciamo, dai pensatori zen, quando Cristo dice di essere come gli uccelli nei campi, come gigli, di essere puri come bambini, rimanda a quella idea di una natura originaria, non corrotta, che è la base del taoismo e dello zen. Ma questo ci sono stati molti anche poeti italiani, no? Italiani, svedesi, sedotti da questa poesia. Per esempio, mi sono segnato un haiku di un grande poeta che si chiama Andrea Zanzotto, che secondo me va bene per questo periodo. Me lo fate dire, naturalmente, la mia dizione è quella che è. E dice così: petali, soffioni, filamenti, nasi si svegliano in starnuti, tutto è allergia. Questo è Zanzotto. Però Giorgio voleva aggiungere qualcosa anche sul brano che abbiamo ascoltato poco fa, però, che ha aperto, che ci ha accompagnato proprio nel racconto, nelle porte, ha aperto queste porte verso l'Oriente e quel poco che abbiamo raccontato in questa piccola trasmissione. No, volevo dire, non so, che Mariano ha scelto un bellissimo haiku di Zanzotto. Grazie. Zanzotto è uno dei più profondi, raffinati conoscitori dell'haiku. Lui li chiama quasi haiku, i suoi haiku, anche all'inizio, perché ne vede comunque diciamo, la trasposizione occidentale. Però ne coglie molto lo spirito. L'haiku è anche comico, il chiove, è anche divertente, serve a gettare, appunto, attraverso l'ironia, di nuovo a scardinare un po' le nostre logiche autoreferenziali. David Byrne è, so, a mio modo di vedere, uno dei musicisti più geniali del Novecento e contemporanei, ed è discepolo dichiarato di John Cage, che è un mistico fondamentalmente prestato alla musica, che tra l'altro fa un lavoro innovativo interessantissimo su due concetti che poi io, diciamo, un pochino visto anche nel libro di David Byrne, che esamino come funziona la musica. Un libro che consiglio a tutti, un libro bellissimo che rivela tante cose. È stato recentemente ristampato da Giunti, però fino all'anno scorso era di Bompiani. Un libro, tra l'altro, in cui Byrne, insomma, parte da questa idea, che è l'idea di Cage, che noi immaginiamo il musicista come un tipo ispirato che inarca un sopracciglio, si siede con una candela e all'improvviso entra tutta la musica in lui. Che un po' lui dice assolutamente no, e ci racconta anzi che la musica è ambiente, innanzitutto, la musica che loro suonavano in questo club meraviglioso di cui io ho nostalgia, pur avendolo conosciuto, che è il CBGB a New York, il club dove sono appunto
cresciuti, Lou Reed, Patti Smith, i Talking Heads, e dovevano adeguare il loro suono alle pareti di questo club, che erano particolari. E quindi alcuni poi dei brani più importanti, ad esempio la storia dell'art rock, sono nati a seconda dello studio precario in cui venivano registrati. Quindi, e poi diciamo in Burn c'è tutta una ricerca, questo è un pezzo appunto, come diceva Mariano, un mantra, un pezzo molto spirituale, molto profondo, come tanti testi di Burn. Burn è uno scrittore molto notevole, oltre ad essere un musicista. Ed è un uomo coltissimo, infatti, Poi che poi ha modo di è collegato a tutta una cultura. Mi posso mettere una medaglia: 40 anni fa questa radio trasmetteva le canzoni di Lou Reed, a qualcuno non piacevano e mi si diceva: ma chi è sto Lou Reed? Questo a dire che noi eravamo intrisi di quella cultura, insomma, della cultura beat. Quindi da questo poi successivamente sono nati, come dire, degli sviluppi che sono questi questi grandi di oggi. musicisti, grandi intellettuali, se vogliamo. Ti definisci anche anarchico, nel senso che... Posso Sì, prego, aggiungere, scusa. no, volevo collegare questa cosa, diceva Mariano, che appunto la cultura beat poi è l'esempio, a mio modo di vedere, lampante di quanto abbiamo perso con, per esempio, i social, le previsioni di quello che bisogna fare. C'è una generazione intera in tutto il mondo, fondamentalmente occidentale, ma non solo, che negli anni 60-70 si metteva in viaggio On senza the sapere road, dove dormire, on the senza road. onde. Senza sapere, ma veramente si tratta di no, senza sapere dove avrebbero dormito la notte, cosa avrebbero mangiato il giorno dopo, in come avrebbero comunicato con le persone che incontravano magari in questi viaggi in cui si attraversava l'Asia. E adesso, cioè, noi abbiamo un paradosso per cui se non sappiamo dove andiamo a mangiare tra un'ora nella nostra città, avendo prenotato il tavolo, ci sembra di compiere un'avventura, un sacrilegio, ecco. È vero. Io mi auguro che torniamo a quello, se è possibile, un giorno. C'è una cosa, questo fenomeno della cultura americana di un certo tipo, ovviamente, e come tutti i fenomeni americani, dilagava in Italia, con effetti anche molto divertenti. Mi ricordo questa cosa di Guccini che parodiava anche un po' quel romanzo e diceva: in Italia non può funzionare, perché se sulla strada di Kerouac c'è scritto: andavamo io, il babbo di Dean, con la mia vecchia Cadillac da Omaha a Tucson, qua come lo fai in Italia? Andavamo io, il papà di Giorgio, sulla macchina da Palomonte a San Gregorio Magno, non funziona. Perde di Perde un poesia, po' tutto di l'esotismo e fascinazione. Ma fascinazione. stavamo dicendo che Giorgio Sica si definisce anarchico, ma lo specifica, no? E nel senso quale? Di una società che lui dice vorrebbe. Mi ero segnato proprio la Sì, definizione, perché fondata è sul che fondata consenso. sul consenso e non sull'imposizione, che è Non molto solo, questo è molto Bianciardi. importante. Questo è Bianciardi, però, non Eh? so se Questo, vabbè, riuscito. questa è una citazione tua. Sì. No. Come la vuoi declinare questa? Ma io a volte credo, no? Cioè, nel senso, la partecipazione politica dov'è in questo momento, no? In Italia, in Europa, in queste democrazie in cui con i listini bloccati, in cui, no? Abbiamo veramente, tra l'altro, uno spazio di manovra sempre più risicato. Bianciardi, che è uno scrittore che amo molto, di cui abbiamo parlato poi prima con voi, era un uomo che cercava di cambiare le cose sul territorio, dal basso. Si è inventato il bibliobus con cui portava i libri insieme a Carlo Cassola nei paesini appunto della Toscana, faceva leggere ai minatori, e così poi tra l'altro è nata la sua rivolta, quando esplode la miniera della Ribolla e muoiono 47, se non mi sbaglio, minatori, e c'è il più grande sciopero che in italiano del dopoguerra per questi morti. E diciamo, sicuramente ci sarebbe necessità di tornare a organizzare. Credo che tra l'altro molti giovani, molte ragazze, molti ragazzi lo stiano facendo in questo momento storico, Sono e più lo stiamo reattivi, vedendo anche. sono più anche sensibili Ma sì, all'argomento. dovremmo proporre la lettura del suo libro La vita agra, ecco perché mi piaceva
citarlo. Che è un tema anche che ci riguarda noi come abitanti dei paesi, perché quanti ne abbiamo mandati al nord a fare quella vita agra che lui descrive nel romanzo, che è bellissimo e che andrebbe letto, perché secondo me è una fotografia anche attualissima del modo in cui tutti i nostri professori precari vivono al nord, di tutto un ceto intellettuale che noi che abbiamo si è mandato spostato un po' a fare la fame, onorevolmente alla fame al nord. E siamo quasi in chiusura, quindi dobbiamo stringere un po' i tempi, però sappiamo che Giorgio Sica è anche un collaboratore di Salerno Letteratura, il festival letterario di Salerno. Ecco, su quello noi che siamo di paese vorremmo dire, ma uscite un po' dalla città e venite nelle aree interne, magari è immaginabile, è possibile questa cosa? Ma io non collaboro in maniera, dicevo prima, cioè io semplicemente presento dei libri e propongo delle idee. A me la vostra idea piace, nel senso che più incontri si fanno, più letteratura si porta in giro, più si legge proprio, si parla con gli autori, credo più diventa vivo quello che facciamo, quello che faccio anch'io. Cioè noi appunto anche lì credo che sarebbe bellissimo avere una manifestazione diffusa durante tutto l'anno, una cosa di cui stiamo anche parlando con il direttore esterno letteratura, l'idea di fare appunto magari un festival che... Però sono idee appunto che poi vanno realizzate in sinergia sicuramente con le realtà locali. Io non, di questo veramente purtroppo non ho cognizione di causa. Ecco. Ma quello che puoi fare... Quello che puoi fare è un po' fare da trade union, perché noi ci abbiamo provato, no? con un imprenditore illuminato che si chiama Curcio, abbiamo parlato con chi aveva un po' anche i cordoni della borsa organizzativa e finanziaria. Noi siamo dei territori piccoli, però siamo ambiziosi, cioè vogliamo crescere e vogliamo migliorare l'offerta culturale, e non ci sta bene che arrivano nomi grandi, importanti, che siano lì confinati magari in 2 ore, per carità, bellissimi incontri, suggestivo, tutto nel centro storico, però Polla, io non dico Palomonte, dico Polla, Sala Consilina, il Vallo di Diano, realtà comunque importanti di una provincia sterminata con tante cose da dire, da fare, da vedere, siano un po' tagliati fuori da questo importantissimo festival. Magari. Insomma, ci avranno un po' al, come dire, faremo un po' di proveremo a lanciare questa chance, questa possibilità. Sì. E siamo arrivati al termine della puntata, per cui abbiamo la domanda di rito per il professore Giorgio Sica, se c'è qualcosa che ti fa sentire spaesato. Sì, perché lui ha scritto delle poesie che hanno titolo O Paese, no? ed è contro proprio la poesia, la paesia, contro la paesia, no? Allora, siccome ci sono molti di questo, di questa tipologia su questo filone, di poeti, di verseggiatori, il poeta del paese, come la pensi tu su questo genere? Come lo possiamo definire questo genere qua? Ma questo è un altro appunto, forse un altro discorso che si collega a quello di cui parlavamo prima, cioè al fatto che tutti possono essere poeti sulla scia del, insomma, del maestro Arminio e dei suoi sodali, ed è, a mio modo di vedere, diciamo, cioè si sfiora anche il comico in tante situazioni, infatti le mie sono parodie che poi chi vuole può leggere. Molto bella. Molto bene. Sì, su Nazione Indiana la ricordiamo per chi volesse leggere alcune delle cose che abbiamo citato del professore Giorgio Sica, che adesso ci deve dire perché, se e perché si sente spaesato e quando. Ma io mi sono sempre sentito un po' spaesato, sinceramente, nel senso spaesato rispetto soprattutto alla società dei consumi. Io non capisco per quale motivo noi viviamo riempendoci di oggetti inutili, cioè si lavora per... produci, consuma, crepa, diceva Piero Ciampi, no? Certo. Ecco, è una cosa che non riesco a capire, mi intristisce nella maggior parte dei casi, che credo sia proprio il vizio alla base del... cioè noi abbiamo sostituito i bisogni essenziali e primari, i nostri veri desideri, con dei simulacri. Per raggiungere questi simulacri ci perdiamo la vita. Bene. Quindi, diciamo... Questo, insomma, grazie a Giorgio Sica. Più libri, meno cellulari. Così esatto. Ma ricordiamo, prima di salutare il nostro ospite, chi sarà invece l'ospite spaesato di sabato prossimo? Sarà anche lui un intellettuale, uno con cui riflettere molto, che ha lavorato tanti anni in Rai, adesso è un felice
pensionato, però è uno molto colto, combattivo, si chiama Franco Simonetti, ha Chissà. lavorato con Michele Santoro per tanti anni ed è uno che ha molte cose da dire. E allora, questo è, intanto vi abbiamo anticipato l'ospite che ci sarà sabato prossimo. Noi ringraziamo l'ospite di oggi, il professore Giorgio Sica. Grazie per essere stato in diretta con noi. Magari ci risentiremo ancora per raccontare appunto una parte di società con una visione anche diversa, originale, come è stata quella di Giorgio Sica oggi. Tra un haiku e una poesia. Grazie a voi, ringrazio e vi faccio i complimenti per la trasmissione, è davvero importante, a mio modo di vedere, avere come voi, diciamo, questa passione, trasmettere poi appunto la realtà anche più piccole, ma vive, mantenerle vive, insomma, molto bello. Ma le Ringrazio rifalla qualche poesia, ancora. che poi Sì, che magari noi. possiamo fare pure una puntata di poesia. Invitiamo anche il maestro per un Vabbè, confronto. sì, se viene, io l'ho invitato tante volte perché io lo conosco bene, anche Valentina, abbiamo fatto anche delle cose con lui, quindi è uno spirito molto laico, insomma, però ci snobba un po', ci snobba un po'. Vabbè, lasciamo così in sospeso e grazie intanto a Giorgio Sica e Spaesati torna sabato prossimo. Grazie, Grazie. grazie.